Bernardotto, dobbiamo commentare ancora una sconfitta, la terza consecutiva del Teramo. Purtroppo sì, non so neanche cosa dire, posso solo dire che è il periodo più difficile della mia carriera da quando gioco, perché non arrivano risultati e sto accusando molto questa situazione. È un periodo difficile e spero che lo supereremo tutti insieme. Sì, ma poi è un mix di cose, perché comunque pure oggi che il primo gol lo prendiamo con l'arbitro che va addosso al nostro giocatore, ripartono loro e prendiamo gol, quindi poi vedi che è tutto nero perché succedono cose che io non mi spiego. Purtroppo, non lo so, ripeto, non mi escono parole, è un momento super difficile, mi sento in difficoltà, lo dico sinceramente davanti a tutti perché purtroppo è la verità, è un periodo. Penso che da quando gioco non ho mai passato un periodo del genere, però purtroppo questa è la vita e bisogna andare avanti perché sennò diventa difficile. Ripeto che è molto dura. Sì, però poi alla fine contano i numeri e purtroppo neanche quelli sono dalla mia parte. Quindi mi giro di qua e c'è un problema, mi giro di là c'è un altro problema, è tutto completamente nero. Guarda, forse per recuperare un po' di energie, però non saranno, almeno io non passerò delle feste tranquille perché comunque sono fatto così, purtroppo ci soffro perché ho sempre dedicato tanto a questo perché è il mio lavoro e sicuramente mi ricaricherò e recupererò tanto, però comunque l'umore non sarà dei migliori. Ad oggi ti dico che comunque si può venire fuori solo da uomini veri, da uomini che in un momento difficile devono lottare ancora di più e dare tutto quello che hanno, perché come abbiamo detto adesso sarà un girone di ritorno difficilissimo e sappiamo tutti quello che ci aspetta. Spero veramente di uscirne fuori il prima possibile, anche con qualcuno che con gli episodi che ci possono girare a favore, perché veramente pure il primo gol di oggi è una roba che non ci voglio credere. Quante chance viene? Dai, è chiaro che adesso magari la marenza prevale, però quante chance dai a questa squadra di entrare l'obiettivo della salvezza ad oggi? Guarda, penso che se ritroviamo quello che eravamo qualche mese fa, questa squadra si salva senza nessun problema. Il problema è ritrovarlo, il problema è sperando che questa sosta ci possa ricaricare a tutti e dare una grande mano per ritornare più forti di prima, perché veramente sennò così diventa dura. Ania? Ecco, un'ultima cosa, l'incertezza societaria quanto incide su questo momento difficile della squadra? Sicuramente non è una cosa che ci fa bene, perché è normale come in tutte le cose, però poi quando vai in campo non pensi a quello che è fuori, pensi a quello che devi fare in campo, però ripeto non è una cosa che ci dà una mano, ecco.